D'altronde è caratteristica di ogni fanatismo, tipo monoteistica, chiedere sempre qualcosa di più agli altri. Allora, e se vuoi possiamo... Io voglio dire solo una cosetta. Sì. Fai tranquillo, noi prendiamo le telefonate solo gli ultimi 10 minuti, come al solito, per evitare l'organizzazione cattolica di distruggere questa trasmissione. E voglio dire questo: la prossima volta comincerò il come uscire dal mobbing, l'arte della stregoneria in relazione al mobbing. Ricordatevi sempre, la stregoneria non ferma le pallottole che vi vengono addosso. La stregoneria è l'arte di prepararsi prima che lo sconosciuto ci travolga. Quando lo sconosciuto ci travolge, lo affrontiamo con quello che abbiamo costruito prima. Cioè, se siete sul gommone che state attraversando per scappare dall'Italia e rifugiarvi in Albania e il gommone affonda, o avete imparato prima a nuotare o a fugate. Questo deve essere chiaro. Beh, potremmo concludere con una citazione. Noi laveremo nelle grandi acque della vita le macchie dell'errore e della colpevolezza con cui l'economia religiosa e la religione dell'economia hanno sporcato i nostri gesti e i nostri pensieri. Tu non devi niente e niente ti è dovuto. Piuttosto che imputare la responsabilità del tuo fallimento, del tuo successo agli altri o a te stesso, abbandona il cerchio in cui il successo, lo scacco, forgiano le catene della schiavitù volontaria, vivi come vuoi affinché il mondo sia come tu lo vivi. Cioè, questa è l'indicazione. Affinché il mondo sia come tu lo vivi. Cioè, nel senso, questa è la cosa fondamentale, cioè nel senso che ogni monoteismo dirà sempre di allontanarsi da se stessi. E difatti, cosa fa il fanatismo di tipo religioso? Il fanatismo rivolge ai suoi seguaci il rimprovero costante di non aver fede a sufficienza, intendendo con questo che non rinunciano del tutto a se stessi a profitto di ciò che li nega. I monoteisti dicono sempre che si sacrificano per gli altri, però sacrificarsi per gli altri prima o poi porta a sacrificarli. Esatto. In quanto introduci il concetto del sacrificio, perciò al momento in cui tu dici mi sacrifico per gli altri, a un certo punto, visto che mi sono sacrificato per voi, mi posso anche sacrificare. E questo è la base di ogni religione monoteista, è la base di ogni cosa. D'altronde, alla base di ogni religione monoteista esiste la volontà di distruggere non tanto il mondo, perché il mondo non è distruggibile, ma distruggere le persone. E un esempio del genere l'abbiamo nella Bibbia. Allora, noi prima parlavamo del Danubio inquinato, in cui il Danubio è una divinità che viene uccisa, ma il Danubio ha la capacità e la possibilità, perché appartiene al mondo, di risollevarsi. Quello che non potranno risollevarsi sono le persone che abitano esatto, in quello. Ma da dove viene un simile comportamento verso la natura o verso il mondo? Viene dalla Bibbia. Allora, leggiamo cosa dice la Bibbia, tanto per dire una cavolata. Fa: ecco, distruggerò le vostre alture, i vostri altari saranno devastati, getterò i vostri cadaveri davanti ai vostri idoli e disseminerò le vostre ossa intorno ai vostri altari. Ai cristiani monoteisti non interessa niente di distruggere un idolo, perché sanno che non possono distruggere il divino, non possono distruggere la divinità ha la capacità di rimanifestarsi, di sottrarsi, di non essere distrutta. Però i monoteisti hanno la capacità di distruggere il mondo, perciò la guerra che loro possono fare contro le immagini, contro le apparenze, è la guerra contro la vita, cioè la distruzione della vita. E questo è che appunto noi dobbiamo fare sempre riferimento, cioè di comprendere che comportamenti che possono essere insignificanti non sono finalizzati a dire salviamo i pagani dall'idolatria, ma è la distruzione dei pagani, è la distruzione di chi è capace di percepire il mondo. E questo non è che sia un'affermazione mia, perché facciamo un accenno. Corriere della Sera, prima pagina, un certo Francesco Alberoni dice, fa: i cristiani hanno fatto credere a tutti che i pagani erano dei politeisti rozzi, lussuriosi e crudeli. Cioè, questa è ormai una percezione che è dominante. Certo. Cioè, questo è nella prima pagina del Corriere della Sera. Io voglio una fotocopia, che non ce l'ho. Cioè, rendetevi conto, cioè, nel senso che la capacità di falsificazione e del dominio sulle persone è basilare. Cioè, nel senso che quello che loro fanno non lo fanno per una finalità propria, per una libera scelta, per un loro piacere, lo fanno per un loro dovere, dettato dal dominio. Se poi il dominio passa tramite delle presunte opere di bene, sono presunte opere di bene, come ad esempio su presunte opere di bene era il padre Pio, un truffatore, o Madre Teresa di Calcutta, una criminale dell'India. Ma questo non è soltanto nella visione cattolica, è in ogni monoteismo, perché se noi stiamo a seguire ad esempio anche gli sviluppi dell'Islam, e noi sappiamo che ad esempio... abbiamo un articolo, ad esempio, sugli Hezbollah, quelli che fanno la guerra santa.
va bene, la faranno la guerra santa, ma dove basano il loro consenso? Il movimento islamico mette consensi grazie alle attività sociali, ma queste attività sociali vengono fatte in quanto hanno ridotto gli altri nella condizione di miseria, di povertà, e di conseguenza, avendo i mezzi, possono permettersi di fare questo, cioè nel senso che, avendo i mezzi dovuti dal dominio all'utilizzo di certe risorse, ma quello che loro lo fanno non lo fanno perché sono legati da un disinteresse, sono legati perché alla fine sanno che no, le persone si potrebbero ribellare di fronte all'imposizione violenta, e di conseguenza utilizzano dei sistemi diversi. Basta pensare che, ad esempio, cioè, per fare un esempio classico, in Algeria il FIS vinse le elezioni non per la capacità politica o per il programma politico, ma per la capacità che aveva, dovuto ai finanziamenti dell'Arabia Saudita, distribuire a destra e a manca ai poveri di Algeri e dell'Algeria i soldi. Costruiscono la miseria, usano l'oro per comprare le persone e con l'oro distruggono i fiumi. Esatto. E distruggono la vita, dopodiché distruggono le persone. Ma chissà se questa maniera che era in Romania non faceva un po' di oro anche per il giubileo. Sai che sono... D'altronde abbiamo visto una campagna pubblicitaria: comprate le vere monete del giubileo, del marchio del giubileo, in oro del giubileo. Perciò potremmo anche pensare, e forse potremmo essere anche in errore, che qualche medaglietta che qualcuno ha comprato per il giubileo è stato anche il contributo alla distruzione. Tu pensi che gli indios dell'America Latina non conoscevano il vero valore, usavano l'oro per fare le cose belle, no? Sì. Non conoscevano, quando sono arrivati i conquistadori sono stati accecati, cioè veramente il loro Dio gli ha messo l'oro nel cervello e hanno macellato l'intera America Latina per impossessarsi dell'oro. Sì. Li hanno macellati, incampati, anche se qui voglio intervenire per un minuto, sì, sì, per affermare che, se è vero quanto ha detto l'amico Claudio Simeoni, che l'America, l'Ibero America, è stata macellata, però non lo fu tanto come il Nord America. I puritani, un'altra categoria di monoteisti, fecero ancora di peggio nell'America del Nord. Continua pure. Hai perfettamente ragione. Vedi, ma vedi, Silvano, il nostro abbaglio è questo. Cioè, noi quando parliamo di una strage, in realtà sono talmente tante le cose orribili di cui possiamo citare. Di cui tutti i monoteisti sono responsabili, però ricordate una cosa: il Dio di tutti i monoteisti è sempre lo stesso. In sede storica. In sede storica, non in sede necessariamente teorica, ma questo non lo sappiamo. In sede storica c'è un solo monoteismo, il geovismo. Geova è l'unico Dio, unico, fra virgolette, del quale noi abbiamo conoscenza, ed è lo stesso per islamici, per cattolici, per protestanti, per ebrei, per tutti quanti. E tutti hanno gli stessi stili, le stesse modalità per rapportarsi col mondo che li circonda. Dopo lo giocano in maniera diversa a seconda delle condizioni in cui vivono, però tutti hanno le stesse modalità: appropriarsi, sottomettere, roba mia, massacrare. Hanno tutti gli stessi metodi. Sì, ma è fondamentale. D'altronde è un dettame del loro Dio. Cioè, basta pensare che in un loro libro sacro dice: farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i novilumi, i sabati, tutte le cerimonie, cioè nel senso che c'è la necessità del Dio di imporsi tramite una capacità, cioè nel senso di riconoscere le cose. Intervenire. Vi racconterò un aneddoto a proposito che cesserà ogni gioia, eccetera, eccetera. Quella storia L'ha raccontata giovedì scorso. Racconta che tu sei racconta. In prima persona, quindi quando ero ancora ragazzo, si sta parlando degli anni 60, c'era un missionario cattolico che frequentava casa mia ogni tanto e operava in una zona a quel tempo appartata, adesso disastrata dal disboscamento eccetera eccetera, ma a quel tempo era completamente appartata, non c'erano strade, abitavano determinati indios che, per loro disgrazia, restavano, da loro incominciavano ad essere soggetti a evangelizzazione, erano evangelizzati da una parte da questo tale salesiano, dall'altra peggio ancora dai testimoni di Geova. Allora, questi testimoni di Geova non parlavano al cattolico, non salutavano niente. Quindi in questa zona ci si mobilitava esclusivamente per via acqua, con delle barche sui fiumi perché non c'erano strade, e questo
missionario aveva l'abitudine di fare un determinato giro ogni tanti settimane o mesi, passando da villaggio in villaggio. E là questi indios erano abituati che a determinate date più o meno questo sarebbe arrivato e lo aspettavano. Un giorno arriva in un certo posto e non c'è nessuno, il villaggio deserto, sbarca, gira intorno, non trova nessuno, allora fa per andare via, quando un indigena esce dalla foresta, gli si avvicina senza salutarlo, senza, e guardandolo fisso gli domanda a bruciapelo se lui è Gesù Cristo. Quello risponde di no, ma come mai questa domanda? No, nessun problema. Ora fa un gesto e tutti gli altri indios escono dalla foresta e lì si avvicinano come se niente fosse successo. E naturalmente non gli dissero perché, questo lo seppe lui dopo circa un anno, per puro caso, perché nessuno voleva dirgli niente. Insomma, qualche giorno prima del suo arrivo erano passati di lì i testimoni di Geova, i quali avevano raccontato a questi indios quello che vi ha appena detto qua l'amico Francesco Scanagatta, che dopo sarebbe arrivato un certo Gesù Cristo, il quale veniva appunto con l'idea di istituire il suo regno in terra, dopodiché tutti quanti avrebbero passato tutto il proprio tempo a cantare inni, basta feste, basta gioia, basta bere, basta niente, tutto, basta soltanto cantare inni. Il risultato fu che dopo che erano andati via questi testimoni di Geova, questi indigeni avevano parlato fra di loro e erano arrivati alla conclusione che questo Gesù Cristo doveva essere un elemento estremamente pericoloso. Per cui avevano deciso che appena si fosse presentato lo avrebbero ammazzato subito per non correre questi straordinari pericoli. E cioè questo missionario, se per scherzo avesse risposto di sì, lì c'erano gli indigeni nascosti dietro le piante, armati di archi e frecce, pronti per liquidarlo immediatamente. Pensa la fortuna se l'avessero ucciso, sarebbe stato un martire, l'avrebbero fatto beato quel giubileo. No, sa niente, però insomma queste sono il tipo di cose che il missionarismo ha seminato. Questa povera gente, insomma, ormai come sono ridotti adesso, impazziti, ridotti a dei maledetti. Se non vi è chiaro, amico Silvano è un grande conoscitore dell'America Latina, cioè lui è un grande frequentatore dell'America Latina e ha grandi rapporti, e lui conosce tutte queste storie dell'America, infatti la sua precisazione sugli indiani del Nord America è venuta proprio per sua conoscenza di quello che è avvenuto delle storie, insomma. Deve essere logicamente, poi i puritani sono più organizzati, cioè nel senso, sai, i puritani hanno più una struttura militare all'interno delle comunità, perché sai, un discorso in Sud America erano gli stati che organizzavano, perciò avevano più defiance. Invece il problema grosso dei puritani è che c'è un richiamo continuo da parte di ogni singolo alla Bibbia, di conseguenza ognuno si sente l'inviato del Signore, il che diventa veramente più pericoloso, nel senso, e questa è la cosa fondamentale, cioè difatti proprio crea delle turbe, delle alterazioni che non sono più a livello collettivo ma sono individuali e veramente distrugge le persone. E puoi immaginare appunto tutti questi che si sentono inviati del Signore, che devono salvare gli altri, cosa possono aver commesso e cosa possono aver coperto, cioè nel senso, cioè, in qualsiasi parte del mondo, cioè, l'abbiamo citato più volte il caso dell'India in cui i cattolici sono attivi e trovandosi in una realtà in cui non hanno consenso sono disposti a tutto, cioè nel senso che non hanno problemi di percorrere qualsiasi via che possa essere criminale pur di imporsi, qualsiasi menzogna pur di ottenere qualcosa, insomma. No, noi siamo qui a sviluppare il paganesimo e il pensiero del paganesimo, che io non vi ho mai detto il paganesimo è una religione appartata dai sistemi sociali, il paganesimo è la vita, cioè quella religione che stiamo facendo noi è la relazione fra l'uomo e la vita nel suo insieme, per cui ogni accadimento, ogni cosa che accade ci appartiene, diamo un nostro giudizio, dopodiché ogni persona singola ha la sua visione delle cose, ma se noi separassimo il nostro fare pagani dalla vita uccideremmo quello che stiamo facendo, per cui digli pur Silvano. Ciao, volevo dire che forse chissà quanti di voi si saranno resi conto che il nostro modo di vivere in
ambiente monoteista al quale viviamo adesso è profondamente anormale. La normalità è il paganesimo. Cioè, sì. La normalità è il paganesimo. Questo è stato osservato anche da forse quello che è stato il più grande storico delle religioni italiano, certo Raffaele Pentazzoni, il quale osservava che il politeismo è la condizione naturale, normale, anzi bisognerebbe dire la normalità. Il monoteismo è un'intrusione catastrofica e criminale in quella che è la normalità. E perciò, diceva Pettazzoni, la tendenza è che il monoteismo, un poco alla volta, dopo aver fatto dei disastri, ci sono parole per dopo aver buttato il cianuro nel fiume, eccetera, il monoteismo per legge di natura tende a scomparire un po' alla volta per ridisciogliersi nella normalità politeista. Per disgrazia questa è una roba che capita molto piano e non in modo indolore. Sì, no, il cianuro nel fiume va via un po' la voce, cioè, ci vuole un attimo per distruggere la vita di migliaia di anni e ci vogliono centinaia d'anni per ricostruirla. Sì, ma d'altronde sai, sono solo monoteisti che hanno il Dio creatore che un attimo crea il mondo e di conseguenza può fare le cose. Noi sappiamo benissimo che non è mai esistito un Dio creatore che un attimo faccia le cose, che tutte le cose sono arrivate anche nelle nostre culture sempre per un profondo lavoro da parte di ogni elemento. Cioè, nel senso, noi sappiamo che le persone realizzano se stesse non perché hanno una fede, ma in quanto sono capaci di lavorare per vivere e organizzare la loro esistenza. E solo un cristiano ha la speranza o l'illusione o la follia o la criminalità di pensare che affidandosi nella fede di un Dio possa la sua vita migliorare o essere diversa. Questa è un'illusione che lo porta alla follia, lo porta all'annientamento, al nulla. Ma il problema appunto fondamentale è che un cristiano fa da zavorra, come lo fa un islamico, come lo fa un ebreo, fa da zavorra a qualsiasi realtà, perché d'altronde l'attesa messianica è il porre la possibilità di cambiare le cose all'infuori di sé e all'infuori di questo mondo dove porta, cioè nel senso. Esatto. E dopo non arriva il Messia, ma tanto si rimanda e si può continuare a distruggere. Poi il Messia non arriva, si può continuare a distruggere. Sì, ma tanto può arrivare il Messia a sistemare le cose, sì, nel senso. Poi si inventerà sempre qualche scusa, qualche profeta che vada a correggere le date. Mi ricordo una religione colonialista, sai quelle integrazioni che ci sono state fra cattolicesimo e religione locale, diciamo la deformazione fra i due, no? C'è stato a un certo punto un predicatore che andava in giro dicendo, non mi ricordo più se fosse in Africa o da qualche parte, o tipo Oceania, che bisognava uccidere tutte le vacche, distruggere le case, distruggere tutto quanto. In Sudafrica. Ecco, perché sarebbe arrivato il Messia che avrebbe portato beni eccetera. Questi qua non so come, anziché ammazzarlo come ha fatto Stato che aspettava Gesù Cristo per ammazzarlo, hanno effettivamente ammazzato il bestiame, distrutto. Naturalmente non è arrivato niente, si sono trovati in miseria a dover elemosinare la pagnotta, cioè quello che erano delle tribù ricche, delle tribù che potevano vivere bene, che avevano un buon controllo del territorio. Questo è successo almeno in due parti diverse, in Nuova Guinea e nelle isole della Papuasia. Ma questo in tempi relativamente recenti, cioè stiamo parlando ai principi di questo secolo. Prima era successo nel Transkei in Sudafrica, una roba del genere, ma questo deve essere prima metà del secolo scorso. Sì. La stessa roba. Praticamente queste qua cosa sono? Sono interazioni mentali, cioè delle persone che hanno il loro fede, cioè il loro credo, il loro modo di esistere, e che vengono manipolate dai missionari, vengono alterate psicologicamente dai missionari. Naturalmente loro hanno una sensibilità rispetto al mondo circostante, però hanno una deformazione soggettiva delle immagini, per cui credono di essere inviati da qualche dio, da qualche parola, e fanno sti disastri. Lasciate perdere le rivelazioni, perdere le rivelazioni. No, la rivelazione è veramente un'ossessione di tutti i monoteisti. Esatto. Un determinato Dio attraverso un personaggio profondamente sinistro, che è il cosiddetto profeta, si è rivelato e si è messo al centro della storia. L'infinito e il tempo è spezzato in due metà, prima e dopo.
e questo non può portare se non a turbe mentali. Sì, ma difatti la mania proprio storica appartiene al discorso cristiano, cioè cristiano ha bisogno di catalogare in ordine sequenziale la storia, cioè il fatto stesso che loro diano una numerazione degli anni prima e dopo Cristo, cioè significa chiaramente delimitare le cose, cioè nel senso che poi contano le cose non su quello che loro hanno realizzato, ma l'avvenuto di questo presunto Messia. C'era un atteggiamento a Roma, no? Quando c'erano anche i cristiani, siamo fra il 3 e il 400 circa, no? Adesso non esattamente non ricordo, c'è stata una piccola pestilenza, c'è cioè una piccola malattia infettiva, no? Cioè non ce ne sono state mai di grandissime, sono arrivate dopo le grandissime. La più grande infezione infettiva è stato il cristianesimo. Sì. E in questa infezione, cioè, i medici sono fatti il mazzo per riuscire a trovare cause e rimedi, no? E hanno fatto quello che hanno potuto. I cristiani organizzati in gruppetti appartati dal sistema sociale non hanno fatto altro che accudire quelli che stavano morendo. Bene, questa loro azione è diventata propaganda di pensiero. Vedete che bravi che siamo noi che ci accudiamo fra di noi. Tutta la lotta immane che state, con i loro mezzi tentavano per fermare, per il bene dello Stato, per il bene della nazione, per il bene della vita, è stata nascosta da questa pseudo assistenza che loro davano rispetto alla loro non a tutta la città, ma al loro gruppetto. Un fatto del genere è successo in Terra del Fuoco, 1800 e tanto, insomma, quando sono arrivati i missionari cattolici e protestanti. Questi fueghini arrivavano alle missioni dove li vestivano. Dopo questi non si toglievano più i vestiti, ben presto sviluppavano la tubercolosi e morivano. Il risultato è che queste missioni sono diventate delle specie di mattatoi e lì si è estinta la popolazione. La popolazione arrivava dentro delle missioni perché davano loro paccottiglie, davano loro da mangiare, eccetera. Si ammalavano di tubercolosi in pochissimo tempo e poi morivano. In pochi anni, in pochi decenni, la popolazione della Terra del Fuoco è stata effettivamente sterminata. Esatto. In questo modo. Abbiamo già detto questo tipo di eccezioni. Sì, no, ma basta pensare a una cosa che appunto, cioè, chiedo ora documentazione, esiste anche una documentazione in un film che si chiama Il Manto Nero. Che è il riferimento chiaramente è anche storico, cioè parte da un fatto storico, è il viaggio di un missionario che parte verso un villaggio di peli rossa cristiani e appunto serve una serie di traversie ed è un fatto storico. Il missionario arriva lì, riesce a salvare le persone perché ha le medicine, questi peli rossa, e tra l'altro chiede, fa, se volete, se siete salvati dovete battezzare, li fa battezzare, gli dà le medicine e guariscono. Due anni dopo questi vengono massacrati, decidono di diventare pacifisti perché non possono combattere, perché Dio che li salverà, rinunciano alle armi, due anni dopo le popolazioni vicine le massacrano. E questo è un film proprio, cioè, dovuto, cioè, è un film raccontato così, e alla fine finisce chiaramente questo qua è un fatto veramente successo. Questi due episodi abbiamo sentito sia da Silvano che da Francesco, sono sintomatici di quello che è la malafede mascherata da buona fede. Cioè i missionari non sono, cioè i cattolici non sanno niente delle relazioni fra gli uomini e il mondo circostante, perché le relazioni fra gli uomini e il mondo circostante sono relazioni divine costruite nello spazio e nel tempo. Cioè i fueghini avevano un sistema di vita che si era adattato al loro modo di essere. Questi indiani di questa tribù avevano dei modi di vita che si erano adattati al loro modo di essere. Distruggere la relazione fra l'uomo e il mondo circostante significa distruggere gli idoli, buttare giù le statue degli dèi, distruggere le relazioni fra l'uomo e il Dio. Distruggere questa relazione significa prepararli per essere macellati, di una parte da tubercolosi, nata dalla tribù vicina. Questo è l'infamia dei missionari. Perché i missionari sono degli assassini, sono dei criminali? Perché non hanno il rispetto per la vita. Questo è. Infatti il fenomeno missionaristico è un fenomeno criminale nel suo insieme. C'è soltanto gradi di criminalità, qui ci sia chi è peggio e chi è ancora peggio. Sì, ricordate che per soccorrere chi è in miseria bisogna costruirla la miseria, tanto per essere chiari. In termini generali sì. Salvo casi eccezionali, salvo quello che ci troviamo dopo. Certo. Sì, no, ma difatti, ma logicamente la miseria è necessaria per i cristiani o per tutti i monoteisti, perché è una manifestazione del loro Dio e la capacità di aiutare gli altri, di farsi bello agli occhi di Dio. Di conseguenza, che uno sia in miseria è fondamentale, perché almeno lavori per la tua santità.
Va bene, proviamo un attimo. Devi dire qualcosa? Volevo dire che fra i musulmani, che è ancora peggio che fra i cristiani, la mendicità in tante parti è un'istituzione. E ben sapete, la religione cristiana ha tre virtù cardinali, virtù teologali, perdon, che sono la fede, la speranza e la carità. Gli islamici ne hanno 10, che non mi ricordo quali siano, però una delle 10 è la carità, perché Maometto, a quanto sembra, ha detto qualcosa del genere, che chi non dia elemosina a chi sta domandandone non entrerà nel regno dei cieli, o qualcosa del genere. Però se non ci fosse nessuno a cui dare elemosina, nessuno andrebbe al regno dei cieli, perché come si fa? E allora in certe parti, in tanti paesi musulmani, la mendicità è diventata un'istituzione, qualche volta addirittura ereditaria. Cioè, ereditiamo il posto dove mendicare. Vabbè. Allora, vi ricordo i telefoni 049 700 700 049 700 838. Gli ultimi 10 minuti di trasmissione abbiamo attaccato i telefoni. Ecco, io volevo ricordare, fra le varie, oltre alle varie iniziative, volevo ricordare che ne sono stata una molto importante, che dà fastidio anche a alcuni cattolici, che logicamente il Venerdì Santo c'era la famosa cena del musso. La cena del musso, a proposito. Di conseguenza, appunto, chi vorrà appunto partecipare a qualche cena alla cena del musso che si terrà il Venerdì Santo. Dimmi. Ciao Claudio. Ciao. Sono Anna Maria di Venezia. Dimmi tutto. Sì, stavo ascoltando. Sì. Avevi l'ospite, vero? Sì. Si sentiva. Alle ore 19 lo sentirai di più. Che finate, per i poveri, Cosa? Mi non so fare ne farò spie. Dico due parole e dopo vi rendi voi altri. Va bene. D'accordo? D'accordo. Senti che tu dopo in fretta e mi ti faccio fretta, no? Ed è giusto anche. Ascoltami, mi ti dico che i preti della volta, si è vescovi della volta cattolici, no? Che condannava la gente del rogo qua e là. Ma che chiesa avevi ora secondo voi altri? C'eri cattolici o c'era carnefici? Ciao! Ciao bella! Ciao! Erano cristiani che applicavano il messaggio di Cristo. Ciao. Come l'altra volta ti avevo sentito, no, che ti avevi detto che chi fa la carità umilia come mortifica. Secondo me, se uno ha necessità di mangiare o cosa, se solidale, insomma, una persona che fa carità nel caso. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Esiste una cosa diversa, un concetto diverso fra solidarietà del bisogno del momento e mantenere una persona in miseria attraverso la carità. Sono due concetti diversi. È chiaro che se ti viene una frana e te vede sotto, vengo a tirarti fuori per quello che posso, cioè aiuto quello che posso, però un conto è che questo sia una roba normale, una roba statuaria, o che sia normalità eccezionale. Cioè, l'importante è appunto poi anche la codifica di certi comportamenti. Pronto? Sì, difatti appunto i cristiani non interessa tanto il discorso della necessità concreta e immediata. Pronto? Interessa più che altro mantenere una situazione in cui gli altri si trovano in condizioni di necessità, di bisogno, per poter intervenire e appunto di annientarli, per poterli controllare. Cioè, proprio è un loro sistema classico pianificato proprio di impedire agli altri di liberarsi di qualcosa. Buongiorno. Per me, se è una forma di salvezza, avviene senz'altro che la Grecia. Andra moiene per musa. Secondo me, la avviene attraverso il grande padre. Omero. Va bene. Omero è importante, ma non è un padre, Omero è un poeta. E resta poeta. Va bene. Va bon. Sì, no, ma prima di cosa, dai classici non viene la salvezza, ma viene l'indicazione di un modo di essere, di un modo di comportarsi, cioè nel senso che mai nessun poeta o mitologia... Volevo dire una cosa, no, a proposito dell'istituto della mendicità, che esiste anche presso gli ebrei con lo stesso concetto, va bene, e come virtù, e quindi l'obbligo di avere i poveri, no? Esiste anche presso la religione ebraica. Addirittura, sentendo Moni Ovadia, che racconta ogni tanto così storielle del mondo ebraico,
presso gli ebrei c'era tutta un'istituzione, un insieme di abitudini e di pratiche, per cui si faceva la gara per essere tra i poveri, e perché questa istituzione è stata fondamentale. E poi volevo dire un'altra cosa a proposito del Sudafrica, sempre se posso, sì. Che per esempio il razzismo degli afrikaner in Sudafrica è nato dai primi emigranti che sono stati gli ugonotti. Gli ugonotti calvinisti, quando sono arrivati olandesi, no? Sono arrivati in Sudafrica, hanno occupato le valli della parte che poi è chiamata provincia del Capo. Poi questi qua, va bene, si sono espansi e sono stati veri e propri colonizzatori. Loro, come calvinisti, avevano il concetto di uomo o popolo prediletto, che lo avevano ereditato dal mondo ebraico. Sì. In pratica, no? Cosa succedeva? Presso i calvinisti addirittura, no, c'è il concetto di essere prediletti, e Dio manifesta la sua predilezione attraverso, per esempio, il benessere economico, no? Chi è ricco è il prediletto da Dio. Loro, con questo concetto di predilezione, va bene, che si sono ritenuti il popolo prediletto, i locali, i nativi che hanno trovato non erano prediletti, va bene, e quindi hanno messo le radici del razzismo, che è stato uno dei più duri che il mondo, insomma, cristiano ha realizzato, insomma. Quindi l'origine non è tanto economica o chissà di che cosa, o anche di diversità di razza, ma è proprio religiosa nel Sudafrica. Adesso Franco, ti faccio rispondere da Silvano, che lui ha qualcosa da dire. Comunque io condivido quasi tutto quello che dici tu, sentiamo cosa dice Silvano. Sì. Grazie. Quanto lei dice in termini generali è vero. Io il Sudafrica, oltre al Sud America, l'ho conosciuto bene. Comunque i ugonotti sono i calvinisti francesi che sono venuti dopo, tanto per essere esatti. I primi a arrivare sono stati i calvinisti olandesi. Un attimo solo. A quel tempo, un attimo solo. Nella parte meridionale dell'Africa, più meridionale della provincia del Capo, non c'erano negri, c'erano i cosiddetti boshimani o tentotti, e quelli sono stati riposti in una situazione di vassallaggio, come normalmente capita sotto queste circostanze. L'incontro fra bianchi e negri è arrivato soltanto quasi un secolo dopo, cioè i primi bianchi sono arrivati in Città del Capo nel 1650, nel 1750 si sono incontrati con i negri che venivano da nord. Silvano, gliela diamo dopo alle 19 la risposta più esaudiente. Sentiamo. Va bene, allora io riprendo dopo le 19. Quanti sei là, bambino? In 3? In 4, 5. 4, 5, 6, 7. Che a radio. Ma senti, dimmi cosa devi dire, scusa. Devo dire che siete troppo istruiti. E allora qui che sa molto, troppo, e voi dire i preti che amo la roba. Ecco, brava. Brava, va bon, dai. Sapendo chi te magna. Sarà bon, ciao bella. Ciao, ciao. Rispondo, sei pronto? Sì. Dai, dimmi, va, che continua la risposta, che prima di chiudere. Comunque, se da una parte è vero che questi calvinisti avevano delle idee strane, in quanto popolo eletto, quelle stupidaggini, però è anche vero che l'hanno fatto per proteggersi, insomma, contro un ipotetico imbarbarimento che sarebbe venuto se ci fosse stata un'indiscriminata mescolanza. Comunque, sta tanto per dire le cose al completo, mentre gli olandesi si sono limitati a sottomettere questi ottentotti, a renderli servi, se vogliamo, i negri in termini generali li hanno sterminati. Quindi non bisogna esagerare neanche nel dar colpe alla gente. Certamente che io conosco gli africani, la gente estremamente limitata e abbrutita dal loro cristianesimo fondamentalista. Bene, chiudiamo qui la trasmissione. Sì, ricordiamo le conferenze. Io voglio ricordare che appunto a marzo ci saranno un ciclo di 4 conferenze. Le conferenze si terranno nella biblioteca comunale di San Drigo e avranno questo calendario. Mercoledì 8 marzo alle ore 20:30 si parlerà della Bibbia come libro della paura. Il 15 marzo si parlerà delle tecniche del dominio fatto tramite la paura. Il mercoledì 22 marzo alle ore 20:30 parlerà Claudio Simeone sull'essere stregoni all'interno della realtà cristiana. E il 29 marzo alle ore 20:30 parlerà appunto il nostro amico Silvano Lorenzoni
su una messa a punto del vampirismo. Allora ricordo appunto il ciclo di conferenze, San Diego, Vicenza, Biblioteca Comunale, la prima è mercoledì 8 marzo alle ore 20:30. Comunque anche su internet trovate le indicazioni delle conferenze sui nostri siti, tramite un punto di ricerca potete arrivare e di conseguenza non ci sono problemi. Se avete problemi sul motore di ricerca Arianna, IOL, che è uno dei più diffusi, cliccate Paganesimo Politeista o Stregoneria e arrivate tranquillamente ai siti della Federazione Pagana e poi da là saltate dove volete, non c'è nessunissimo problema. Bene. Bon, chiudiamo tutti la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Abbiamo già Mario qui in studio. Vi diamo appuntamento alle ore 19 con Silvano, che concluderà il suo e farà il suo discorso su i megaliti e il culto del toro nella preistoria. In realtà il titolo sarebbe Ricordiamo i nostri antichi padri pagani, note sulla religiosità pre-indoeuropea in Europa. Si tratta del culto del toro e del megalitismo. Allora, alle ore 19 ci sentiamo. Grazie per l'ascolto e arrivederci. A tutti.